Ma non si potesse denunziare, non si possa denunziare che qui stiamo sovvertendo anche la Costituzione italiana. I lavoratori, la dignità e la loro libertà non è più al centro di una certa linea politica, cioè quella del governo Renzi. E questo è l'argomento che va denunziato e questa è la politica che va disvelata al popolo italiano. Perché se non faremo questo, non faremo altro che assecondare il governo Renzi quando gli forniamo una cortina fumogena di migliaia di articoli, di migliaia di emendamenti che alla fine servono soltanto a far dimenticare il nocciolo duro di questa questione. È da questo che noi dobbiamo prendere le distanze. La ringrazio. È scritta a parlare l'onorevole Ferraresi. Ne ha facoltà. Grazie Presidente. Quanto tempo ho? 5 minuti. Bene Presidente, il lavoro in commissione com'è stato... Attenda onorevole Ferraresi, intanto per pregare i colleghi di abbassare la voce perché sta parlando un collega. E poi ne approfitto onorevole Ferraresi così per informazione di tutti che essendo stata deliberata la chiusura della discussione sul complesso degli emendamenti a norma dell'articolo 85, 4 e 6 hanno facoltà di intervenire una sola volta per non più di 5 minuti ciascuno i primi firmatari o altro proponente degli emendamenti che non siano già intervenuti nella discussione, sempre che non abbiano già preso la parola altri firmatari dei medesimi emendamenti. 5 minuti, prego, onorevole Ferraresi. Allora a questo punto rinuncio. Non posso più parlare sul mio dopo. Presidente, dopo non posso più parlare sul mio eventualmente, quindi... Parlare una sola volta, quindi se parla su questo ovviamente... Però ormai non è c'è il mio o il suo, può fare un intervento di 5 minuti, quindi può parlare di... Va bene. Grazie. E sono state già avanzate questioni molto importanti riguardanti questo decreto, le modalità di discussione dello stesso e il fatto che sia stato inserito in una maniera inaccettabile un provvedimento, il decreto Ilva, contro ogni limite e contro ogni decenza giuridica, etica e anche costituzionale a questo punto. Io tenevo a sottolineare uno dei tanti punti che è rimasto in discussione attinente alla Commissione Giustizia, attinente al decreto, che è quello affrontato anche se...